Bentrovati a questa nuova puntata di E-Medicina, il nostro settimanale dedicato alla salute e alla buona medicina in Calabria, dove oggi parleremo di tiroide e Covid e del collegamento appunto che c'è tra i due. E lo faremo insieme all'endocrinologo del Marelli Hospital, il mio ospite di oggi, il dottore Fabio Maino, a cui do subito il benvenuto. Grazie e ben ritrovati. Dottor Maino, come dicevo, oggi parliamo di questo argomento, del collegamento intanto che c'è fra la patologia della tiroide e il Covid-19, questa pandemia mondiale che ci vede ancora tutt'oggi coinvolti. Cerchiamo di capire appunto che collegamento c'è tra i due, ce lo spiega lei? Sì, allora abbiamo visto come questo tipo di virus sia in grado di attaccare il nostro organismo, ma in particolar modo di aggredire i polmoni. Ora, come endocrinologi ci siamo chiesti se potesse avere anche una correlazione con le ghiandole endocrine, in particolar modo con la tiroide. Dal punto di vista tiroideo non sembrerebbe esserci, una correlazione così forte, anche se sappiamo che esistono delle patologie virali, dei virus in grado di attaccare la tiroide e dare una patologia che si chiama tiroidite subacuta, di origine appunto virale, e quindi considerato l'eziopatogenesi di questa nuova pandemia, il coronavirus, ci siamo chiesti se anche questo tipo di virus potesse essere in grado di colpire la tiroide. Però i dati attualmente non hanno mostrato un notevole incremento di questo tipo di patologia negli ultimi mesi. Quindi, sebbene ci siano alcuni lavori che provano a descriverne un'associazione, non sembrerebbe essere un'associazione così forte come per quanto riguarda l'associazione polmonare. Quindi dal punto di vista tiroideo probabilmente è un virus che non fa grossi danni. Parliamo invece delle patologie tiroidee. Quante ce ne sono e quali sono quelle più frequenti? Le patologie tiroidee sono intanto molto frequenti nella popolazione generale, però spesso sono misconosciute. Sono innanzitutto è molto facile ritrovare, soprattutto in persone che si sottopongono ad esami di screening, per esempio ecografie del collo in seguito a Doppler dei vasi del collo, è facile riscontrare la presenza di noduli tiroidei. Così come è facile magari ritrovare in seguito ad alcuni esami eseguiti per tutt'altro motivo, magari il paziente si presenta dal medico accusando una stanchezza eccessiva, difficoltà a concentrarsi, magari legato a tutt'altro, e invece dagli esami ematici emerge un riscontro di un ipotiroidismo o talvolta anche di ipertiroidismo. Quindi le patologie tiroidee sono molto diverse, però di frequente riscontro nella popolazione generale. Come ci possiamo accorgere di un malfunzionamento della tiroide? Ci sono dei campanelli d'allarme a cui bisogna stare attenti? Anche qui dipende molto dal tipo di patologia. Per esempio, nei noduli tiroidei, abbiamo detto prima, spesso e volentieri sono dei riscontri occasionali, quindi un riscontro di un micronodulo tiroideo che in nessun modo può dare nessun tipo di sintomo compressivo a livello del collo, quindi sono dei riscontri totalmente occasionali. Diverso per quanto riguarda un'alterazione del funzionamento della ghiandola, abbiamo una condizione di ipotiroidismo o di ipertiroidismo. Nel caso di un ipotiroidismo, anche in questo caso le sintomatologie sono abbastanza sfumate. È molto più facile riscontrare dei sintomi in una condizione di ipertiroidismo, dove una condizione in cui la tiroide funziona in maniera eccessiva e quindi la sintomatologia è molto specifica, determinando spesso tachicardia, sudorazione, perdita di peso, stato d'agitazione, quindi una sintomatologia molto precisa. Per quanto riguarda l'ipotiroidismo, spesso sono sintomi che sono molto aspecifici, quindi possono anche non riguardare per forza una patologia tiroidea,
Guardiamo per esempio una stanchezza eccessiva, una difficoltà appunto a concentrarsi, un aumento ponderale, quindi potrebbero essere anche legate ad altre patologie, però talvolta nello screening generale degli esami ematici richiesti dal medico curante spesso viene comunque richiesta la tiroide e in questo caso viene riscontrato un problema tiroideo. Quando un problema tiroideo può diventare davvero una condizione, diciamo, problematica per la vita di una persona? Beh, problematica dipende dal trattamento. Se abbiamo una patologia di malfunzionamento tiroideo sia per quanto riguarda l'ipotiroidismo e sia l'ipertiroidismo, nel caso in cui queste due patologie non vengano trattate, la patologia può soltanto aggravarsi e quindi dobbiamo essere noi a intervenire dall'esterno con una terapia medica. Vedi, per l'ipertiroidismo abbiamo una terapia medica in grado di bloccare la produzione eccessiva di ormoni tiroidei ripristinando una condizione di normalità. Per quanto riguarda l'ipotiroidismo, invece, la terapia è totalmente diversa, è una terapia sostitutiva, quindi si tende a somministrare dall'esterno all'organismo lo stesso ormone tiroideo che la tiroide non è più in grado di produrre, quindi ristabilendo una condizione di normalità. Per quanto riguarda i noduli, la presenza di noduli non per forza richiede una terapia, soprattutto se sono noduli di piccole dimensioni, con una diagnosi fatta mediante ago aspirato di benignità, e una terapia può essere indicata soltanto nel momento in cui c'è una magari citologia sospetta per un nodulo che risulterebbe poi essere maligno, oppure noduli di grosse dimensioni, quindi noduli che determinano una compressione a livello del collo, della trachea, quindi danno dei sintomi compressivi e danno fastidio quindi al paziente. Quindi in questo caso l'indicazione è prettamente di tipo chirurgico. Se non si, diciamo, interviene chirurgicamente, quali sono le altre terapie indicate? Le terapie indicate per quanto riguarda la presenza di noduli, anche in questo caso, dipende molto dalla citologia e dalle dimensioni. Se siamo di fronte a dei noduli di piccole dimensioni o noduli benigni, può essere semplicemente consigliato un follow-up, quindi rivalutazione a distanza dal punto di vista ecografico di questi noduli per valutarli nel corso degli anni. Sappiamo anche che la maggior parte dei noduli va incontro a una crescita nel corso degli anni. Esatto. Crescite piuttosto lente che comunque non devono preoccupare il paziente, può essere tranquillamente la normale evoluzione di questi noduli. Certo è che in alcuni casi, se sono noduli di recente comparsa, magari anche a contenuto cistico, quindi di grosse dimensioni, in questi casi si può anche intervenire con un ago aspirato per ridurne il volume, quindi aspirandone il liquido all'interno. Oppure in altri casi, in controindicazione all'intervento chirurgico, ci sono delle tecniche innovative per quanto riguarda la terapia che possono sostituire la chirurgia in alcuni casi, e si parla in questo caso di termoablazione, quindi sono tecniche nuove basate su radiofrequenza, microonde, laser, che vanno praticamente a bruciare dall'interno il nodulo, quindi senza dover ricorrere all'intervento chirurgico. Però sono, diciamo, tecniche per adesso innovative, riservate soltanto in alcune popolazioni specifiche. E è possibile guarire quindi da queste patologie? Sì, diciamo, è possibile guarire, più che altro è possibile conviverci. Dal punto di vista del malfunzionamento, per quanto riguarda l'ipotiroidismo, essendo una patologia cronica su base autoimmune, la guarigione non è possibile, ma è possibile andare a sostituire in maniera completa, adeguata, l'ormone che manca. L'ormone che manca. Esatto. È possibile guarire dall'ipertiroidismo con una terapia medica o chirurgica, e per quanto riguarda i noduli, anche in questo caso, se non danno fastidio, non c'è l'indicazione chirurgica, si può tranquillamente convivere senza alcun disagio. Esatto. È possibile invece prevenire alcune patologie legate appunto alla tiroide?
Sì, la prevenzione ovviamente è quello che è l'ideale poter fare, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione di insorgenza di noduli tiroidei. E questo è ben noto, si fa con un apporto iodico all'interno dell'organismo adeguato. Quindi attraverso anche l'alimentazione. Certo, attraverso l'alimentazione in primis. Sappiamo che ci sono determinati alimenti che hanno un più elevato contenuto di iodio e sono comunque consigliati per avere un maggior apporto tale da garantire alla tiroide la benzina per funzionare. Per funzionare bene, diciamo, certo. garantire quell'elemento che la tiroide usa per produrre gli ormoni tiroidei, quindi senza dover per forza, tra virgolette, affaticarsi e quindi determinare l'insorgenza di noduli. Quindi sappiamo che per ora, diciamo, lo iodio è la supplementazione di iodio è l'unica arma di prevenzione che abbiamo per l'insorgenza del cosiddetto gozzo. E per quanto riguarda la legge italiana è stato anche valutato poi un'aggiunta di iodio sul sale da cucina, quindi c'è stata una legge dove è stato proposto di addizionare lo iodio al sale proprio perché come popolazione italiana eravamo iodio carenti. E quindi il famoso sale iodato che compriamo solitamente nei supermercati, ecco, quello a cui si riferisce. Esatto, sì, esatto, il sale iodato che purtroppo non tutti i supermercati espongono in maniera adeguata, spesso viene confuso con il sale integrale, il sale dell'Himalaya. Prima di arrivare al sale iodato probabilmente nello scaffale ci sono tanti altri tipi di sale, probabilmente anche più costosi. E quello che dobbiamo fare attenzione alla spesa è cercare il sale, quello iodato, quindi addizionato di iodio, per garantire un adeguato apporto iodico giornaliero, soprattutto in alcune popolazioni specifiche. Per esempio nella donna in gravidanza sappiamo che lo iodio è fondamentale, occorre un apporto maggiore rispetto a quello che è una persona adulta, anche per garantire un adeguato funzionamento, un corretto funzionamento della ghiandola tiroidea durante la gravidanza e anche per quanto riguarda il feto. Quindi diciamo che è vero che il sale da una parte non bisogna abusarne perché anche esatto. I cardiologi hanno da ridire, però lo slogan è sempre stato poco sale ma iodato, quindi quello che si utilizza in ambito familiare che sia iodato. Qual è il percorso che fate seguire al Marrelli Hospital per un paziente affetto da questa patologia? Cioè come avviene l'iter? L'iter, come detto prima, si parte da un riscontro magari totalmente occasionale di una patologia tiroidea, quindi il paziente che arriva in ambulatorio dopo aver fatto un eco Doppler dei vasi del collo per un riscontro di placche carotidee, fa un Doppler dei vasi del collo e trova anche dei noduli tiroidei, oppure facendo degli esami ematici un riscontro di alcuni valori alterati degli ormoni tiroidei e quindi ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Esatto, e quindi in questo caso è necessaria una visita endocrinologica per indirizzare il paziente in quello che è un percorso, un iter diagnostico, terapeutico o di follow-up, quindi completare dal punto di vista degli esami strumentali se il paziente magari non ha mai fatto un'ecografia tiroidea, oppure completare il dosaggio ormonale perché spesso sono pazienti che hanno fatto una prima valutazione e una prima valutazione spesso e volentieri non è mai completa di tutti gli ormoni tiroidei, anticorpi, calcitonina, quindi indirizzare il paziente su quelli che sono gli esami effettivamente da dover fare per avere un quadro completo e quindi andare a proseguire l'iter diagnostico. Talvolta può essere necessario anche dopo una valutazione ecografica sottoporre il paziente ad ago aspirato per avere una miglior definizione di quelli che sono appunto i noduli riscontrati all'ecografia da dover poi tenere sotto controllo.
Nel caso in cui invece gli esami tendenzialmente vanno bene oppure c'è bisogno di instaurare una terapia, a quel punto si tratta semplicemente di fare poi delle periodiche rivalutazioni che spesso sono anche a cadenza annuale. Quindi non c'è, diciamo, una corretta alimentazione da seguire nel caso del paziente, insomma, affetto da questa patologia, o sì? Tendenzialmente sì. Dal punto di vista alimentare, al di là del sale iodato, è comunque corretto avere una sana alimentazione. Quindi dal punto di vista alimentare io da buon italiano mi sento di consigliare la dieta mediterranea. La famosa dieta mediterranea, certo. Non esiste di meglio al mondo che la dieta mediterranea per quanto riguarda la variabilità di tutti gli alimenti, quindi in particolare verdure, la frutta, quindi... Dal punto di vista, diciamo, alimentare, una dieta sana, equilibrata è senza dubbio la miglior arma di prevenzione. Che poi possa avere o meno un impatto favorevole o no sul problema tiroideo, questo tendenzialmente si basa più che altro su un corretto apporto di iodio, che appunto con la dieta mediterranea tendenzialmente è buono. Ma lei mi parlava di popolazioni, che cosa intende che quando dice che alcune popolazioni sono più soggette a questo tipo di patologia? Ci faccia un esempio pratico. Sì, popolazioni inteso non italiani o svizzeri in questo caso, ecco. Più che altro si riferisce al fatto che quella patologia tiroidea colpisce più frequentemente per quanto riguarda alcune patologie, soprattutto il sesso femminile piuttosto che i maschi, quindi questa è già una popolazione maggiormente soggetta a patologie tiroidee. Poi sappiamo che non per tutte, ma comunque c'è una familiarità per questo tipo di patologie, quindi non una vera e propria trasmissione genetica, ma una familiarità, quindi se all'interno dello stesso nucleo familiare vedo che ci sono due o tre persone, magari la sorella, la mamma, che soffrono di tiroide, comunque vale la pena fare uno screening generale, certo, anche all'interno dello stesso nucleo familiare, perché certo, spesso le patologie autoimmuni possono avere anche una componente familiare. Possono essere trasmissibili, insomma. Sì, più che trasmissibili, appunto, avere un certo grado di familiarità. Capisco. Ma c'è anche un'età, diciamo, indicativa, oppure a tutte le età si può scoprire di avere questo problema alla tiroide? Tendenzialmente si può scoprire a tutte le età, dipende da quando il paziente si sottopone ad alcuni esami. Certo. Abbiamo visto prima che... Certo, non essendoci magari... campanelli d'allarme, che è esatto, normale che... Magari la donna giovane è più soggetta magari a un riscontro di malfunzionamento tiroideo perché in una fascia di età, magari in epoca pregravidica, si sottopone magari a degli esami ematici proprio perché magari vuole una gravidanza. Oppure è facile magari un riscontro tra i 50 e i 60 anni in una popolazione che si sottopone al Doppler dei vasi del collo, perché più o meno questa è l'età dove un paziente comincia a fare questo tipo di check-up ecografico, cardiologico, quindi dipende un pochettino anche da quando il paziente senza sintomi si sottopone a questi esami strumentali. Poi ci sono comunque determinate fasce di età che sono più o meno colpite da queste patologie tiroidee, quindi si parla comunque di una fascia attorno ai 40-50 anni. Sempre riferita alle donne, mi sembra di capire. Maggiormente sì, però anche gli uomini, insomma, non siamo esenti da questo tipo di patologie. Ci parla invece per quanto riguarda diciamo l'intervento chirurgico, in che cosa consiste nella maggior parte dei casi, oltre appunto a questa esportazione dei famosi polipetti di cui lei parlava? Cioè, come avviene la degenza e la ripresa del paziente? Dopo quanto si riprende il paziente e può tornare alla sua normale, diciamo, vita quotidiana? Allora, in realtà l'intervento chirurgico non tende a asportare soltanto il nodulo tiroideo, quanto ad asportare interamente il lobo
in volto, ecco, oppure interamente la tiroide, quindi si parla di emitiroidectomia o di tiroidectomia totale. Nel caso in cui la presenza di multipli noduli quindi richiede la chirurgia, il paziente effettua poi una visita chirurgica dove viene valutato dal punto di vista chirurgico del rischio anestesiologico, eccetera, e soprattutto viene informato su quello che possono essere eventualmente le complicanze di un intervento chirurgico di chirurgia maggiore sul collo. In particolare una possibilità di insorgenza di ipoparatiroidismo, quindi un danno di alcune ghiandole che stanno dietro la tiroide che regolano il calcio nel sangue, che spesso è una condizione transitoria dopo l'intervento, oppure un danno ai nervi che innervano le corde vocali. Quindi questi sono, diciamo, i due maggiori rischi, danni, se vogliamo, rischi di questo tipo di intervento chirurgico sul collo. Poi dal punto di vista dell'intervento si tratta di un taglio alla base del collo, ovviamente in anestesia generale, certo, e taglio sulla base del collo tendenzialmente di qualche centimetro, che dalla quale poi il chirurgo toglie la metà tiroide o tutta la tiroide. Poi dipende dai casi, ovviamente. A quel punto il paziente, l'intervento generalmente non dura più di qualche ora, e il paziente poi al risveglio deve essere comunque in grado di parlare per valutare anche lo stato fonatorio, quindi un eventuale danno delle corde vocali, e viene monitorato poi periodicamente con dei prelievi per la calcemia del sangue, per appunto per andare a valutare se c'è stato o meno un danno a queste ghiandole paratiroidi che stanno dietro la tiroide e quindi possono avere subito uno shock dopo l'intervento. Generalmente un paio di giorni, 2 o 3 giorni, il paziente poi, salvo complicazioni, può essere dimesso. Di solito sono interventi che non limitano il paziente per quanto riguarda la normale vita quotidiana, attività fisica, e tendenzialmente può tornare, soprattutto se fa magari un lavoro di tipo sedentario, può tornare a lavorare, non dico subito dopo, ma più o meno. Per quanto riguarda la patologia, un'ultima domanda prima di salutarla. Ci sono, diciamo, delle zone dove è più presente? Ovviamente mi riferisco al nostro paese, quindi se poi lei ci vuole dare una mappatura della patologia un po' più estesa, faccia pure. Diciamo che dal momento in cui è stato un po' introdotto il cosiddetto sale iodato, siamo riusciti a garantire a tutta la popolazione italiana più o meno lo stesso apporto, più chi meno, lo stesso apporto di iodio. E quindi siamo riusciti un po' ad appianare quelle che erano le differenze soprattutto di insorgenza di gozzo. Ci sono alcune zone del mondo invece ancora dove la presenza di gozzo è proprio ancora endemico e quindi maggiormente legato proprio a una carenza iodica legata un po' all'ambiente. Però insomma in Italia direi che siamo più o meno tutti sulla stessa barca ormai. Prima di chiudere, vuole dare qualche consiglio ai nostri telespettatori che ci stanno guardando in merito a questa patologia, quindi tiroidismo e ipertiroidismo? Cosa si può fare per prevenirli? Per prevenirli, diciamo, dal punto di vista di queste patologie, sono patologie autoimmune, quindi è difficile prevenirle. Sicuramente bisogna fare dei controlli nel momento in cui si avvertono dei sintomi particolari. Il paziente magari, appunto come detto prima, possa avvertire maggiore stanchezza, aumento di peso, oppure perdita eccessiva di peso, tachicardia, sudorazione eccessiva. Sono piccoli segnali, insomma, del corpo. Piccoli segnali, quindi sicuramente non c'è un'indicazione a uno screening di massa, quello ecco. Sicuramente no, e nemmeno per quanto riguarda i noduli tiroidei. Non che da domani tutti possano sottoporre un'ecografia tiroidea perché altrimenti sappiamo che la patologia nodulare è una patologia molto frequente, quindi non è necessario sottoporsi in maniera così massiva a uno screening ecografico. Però sicuramente quando c'è familiarità e quando c'è la presenza di alcuni sintomi specifici che possono essere un campanello d'allarme, sicuramente
un salto dal medico curante che comincia a intavolare un iter diagnostico, sicuramente quello sì. Insomma, bisogna ascoltare il nostro corpo, come nella maggior parte dei casi delle poi patologie che si possono presentare. Io la ringrazio per averci chiarito le idee in merito a questo argomento. Grazie a voi. E io ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito come sempre. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, arrivederci. Thank you.